due squadre abbonate e finale in volata, non poteva andare diversamente, anche se la premiata era scappata fino al più 18 grazie anche all'impatto di Kostas Vasiliadis e delle sue triple, ma il terzo quarto incredibile di David Hawkins aveva rimesso tutto in parità. Hawkins 18 punti solo in un periodo di gioco. Taylor mette canestri di peso specifico molto importante nel finale di gara. A proposito di finale, solo 3 falli di squadra per la premiata, ma non viene speso il quarto su David Hawkins, che mette un canestro pur difficilissimo trascinando la partita al supplementare, e al supplementare apre le marcature Marco Mordente, rientrato dopo la frattura alla mano e comunque di grande impatto. Maeminar quello che mette il canestro che sarà determinante alla fine. Infatti Michael in lunetta sbaglia il secondo tiro libero. Milano a questo punto vuole spendere un fallo ma non riesce a farlo perché i giocatori di Montegranaro sono troppo rapidi. Michael però legge questo passaggio, intercetta il pallone e offre la possibilità del pallone della vittoria alla sua Armani Jeans. Ancora David Hawkins a impostare l'azione per i suoi, trova troppo in verticale sotto il canestro, non c'è angolo di tiro, la palla sembra persa ma è Taylor a toccarla per ultimo, poco più di 2 secondi alla fine, ci prova Vitali, non va, inutile la correzione di So, vince Montegranaro 82 a 81.